Va bene, allora bentornati. Oggi concludiamo la serie di lezioni barra ripasso su questo esercizio sul libretto dei voti. Ci era rimasto in sospeso il punto 9, che avevamo iniziato a accennare lunedì, terminiamo adesso, magari diamo un'occhiata al punto 8 e poi facciamo il passaggio finale, parziale, non completo, di provare a trasformare questo in un'applicazione JavaFX. Quindi ci agganciamo un'interfaccia grafica a questi algoritmi sfruttando il modello MVC che avete cominciato a vedere sugli esercizi più semplici, no? Tanto così ci rendiamo conto che effettivamente gestire la gestione dell'interfaccia utente e dell'interazione con l'utente e la gestione dei dati sono due cose separate che possiamo sviluppare indipendentemente, e all'interno del controller ci saranno poi tutti i legami che servono per poter fare collegamenti in modo bidirezionale. Ma prima di arrivarci riprendiamo l'esercizio, il punto numero 9. Vi ricorderete o no, ma ve lo ricordo io, che avevamo il nostro metodo test libretto che quando cercava di cancellare i voti inferiori a un certo valore ci dava questa eccezione per come l'avevamo implementato. E l'implementazione, avevamo commentato il fatto che ci fosse un problema, no? Algoritmico, qui era questo metodo qua, cancella voti inferiori, che sembrava semplicissimo, ma in realtà crea un problema. Il problema è dato dall'interazione a livello di gestione della struttura dati, della collection stessa, tra il fatto di avere un iteratore, poi questa è una sintassi semplificata per creare un oggetto iteratore che itera sui singoli elementi, su una determinata collection, in questo caso questa lista voti, e il fatto che questa stessa collection venga in qualche modo modificata, tipicamente tramite il metodo remove o il metodo add, no? Allora, quando tu stai iterando su una collection e in qualche modo modifichi quella collection, si creano tutta una serie di ambiguità. Cioè, immagina di essere arrivato al decimo elemento e decidi di cancellare il primo, o decidi di inserirne uno in quarta posizione. Allora, per come sono fatte le liste, ovviamente cancellare il primo elemento significa che tutti gli elementi dal secondo in poi scalano in giù di una posizione. Allora, se tu stavi iterando sul decimo elemento, alla prossima iterazione, quale vai a prendere come elemento successivo? Quello che adesso è l'undicesimo? O quello che prima era l'undicesimo e adesso magari è diventato il decimo se ne ho cancellato uno, o è diventato il dodicesimo se invece ne ho inserito uno? No? Capiamo che la cosa è ambigua, no? Non c'è una risposta certa. Oltre al fatto, questo ce lo gestiamo col ciclo for, con la sintassi basata sull'iteratore, con due punti. Se invece lo gestissimo con un ciclo for classico, che lavora sull'indice, beh, innanzitutto la cosa è molto più evidente, perché io sto incrementando un i e quindi sto saltando una posizione se ne ho cancellati, se ho cancellato qualche cosa in mezzo. Ma poi diventa critica anche la condizione di terminazione. Perché quando io imposto un ciclo for in questo modo, mentalmente io immagino sempre che il limite superiore dell'iterazione sia una costante, sia un valore noto. Cioè, nel momento in cui entro in un for, no, ci avevano insegnato anni fa che se tu sai quante iterazioni fai, lo imposti come un for, se non sei sicuro, se il numero di iterazioni è, diciamo, lo determini dinamicamente, meglio usare un while che è più chiaro, no? Che c'è una condizione che stai testando ogni volta. Ecco, qui in realtà stiamo impostando un ciclo su un valore massimo, la size di una lista, che sembra una cosa innocua, normalmente per iterare su una lista lo fai così, ma in realtà questa size ci sta cambiando sotto il naso. No? Quindi in questo caso, tra virgolette, funziona, nel senso che funziona no perché salta un elemento, ma non dà eccezioni, non dà grossi problemi, perché io con questa istruzione qua ricalcolo ogni volta la size. Ma se io volessi, che ne so, ottimizzare, mettessi una costante uguale alla size
subito prima, mi calcolo quanti elementi ho e quindi itero da 0 a n, questo crea dei problemi. Perché n rimane costante, 4 esami, ma la lunghezza effettiva di quella lista si riduce. E riducendo la lunghezza effettiva, a un certo punto io andrò a fare un get di un elemento che non c'è più. E avrò una bella eccezione in cui ho cercato di accedere a un elemento della lista che non esisteva. Quindi, come dicevamo già la volta scorsa, non è impossibile farle funzionare bene queste cose. Ok? Bisogna però ragionarci bene e trovare una soluzione che avrà sempre una caratteristica di fragilità, fatemela chiamare così. Ad esempio, un modo che funziona per in cui si può evitare il problema che abbiamo visto è iterare sulla lista non dal primo elemento all'ultimo, ma dall'ultimo verso il primo, decrementando l'indice. Così quando cancello qualcosa in realtà sto andando a spostare gli elementi che ho già visitato e chi se frega e non vado a toccare quelli che sto per visitare. Però capite che è un caso particolare, una soluzione tampone che funziona in quel caso lì, ma se io dovessi cancellare o aggiungere degli elementi in posizioni varie, in generale non lo posso fare. Allora, qual è la soluzione generale che possiamo prendere? Possiamo separare le due operazioni che concettualmente sono distinte di A, capire quali elementi devo cancellare, e B, cancellare gli elementi che ho deciso di cancellare. In questo caso non abbiamo più problemi. Ad esempio, lasciamo perdere questo ciclo for, continuiamo ad andare avanti su quello con l'iteratore, che è quello che ci viene più naturale. Io so che devo rimuovere degli elementi, so che se cerco di rimuoverli durante l'iterazione può andarmi male, potrei sbagliare. Okay? Allora, cosa posso fare? Potrei creare una nuova lista di oggetti vuoto che chiamo da cancellare, ad esempio, new array list di vuoto. E quindi, anziché cancellare effettivamente questi elementi, li aggiungo. È una variabile locale di funzione, quindi da cancellare, punto add di v. Cioè, cosa sto facendo? Scandisco la lista senza modificarla. Mentre la scandisco mi salvo da qualche parte i valori da cancellare o i valori, in questo caso ho salvato l'oggetto che corrisponde a un vuoto da cancellare, avrei anche potuto farmi una lista di indici in cui mi salvavo gli indici delle posizioni da eliminare, a mio piacere. Allora, in questo caso termino l'iterazione senza mai modificare dis.voti, quindi la mia regoletta per non finire nei guai è: dentro questa parentesi graffe la lista voti non si modifica. Quando dico si modifica una lista, ovviamente sto intendendo che sto aggiungendo o eliminando elementi di quella lista. Perché se io invece stessi, come facevamo prima per migliorare il libretto, no? Cambio il voto, io non sto modificando la lista se cambio un voto, perché sto modificando un elemento della lista. Quello non dà problemi, perché non sto iterando sull'elemento, sto iterando sulla lista. Quindi non è un problema andare a modificare i valori contenuti all'interno di un singolo elemento. Il problema è quando questi elementi li faccio comparire o scomparire durante l'iterazione. Okay? A questo punto ho una lista da cancellare che contiene degli elementi che, che erano in voti e li elimino. Allora posso prendere uno a uno questi elementi ed eliminarli. Quindi faccio un altro ciclo, v1 in da cancellare, e per ciascun v1 faccio dis.voto.remove di questo v1, voti, non voto. Ok? Allora, io cosa noto? Che nell'iterazione di prima faccio l'iterazione su voti e voti non la modifico. Nell'iterazione di sotto faccio un'iterazione su da cancellare e da cancellare non la modifico. Dentro questa lì, seconda iterazione, modifico voti. Ma non mi dà problemi perché modificare voti
mentre sto iterando su da cancellare, non mi... È vero che voti cancello i singoli elementi, ma non ho nessuno che stia tenendo il conto, no, dell'iterazione sulla lista, sto iterando su una lista diversa. Quindi questo mi permette di evitare il problema. Quindi sia quando ci sia da aggiungere in blocco, da duplicare elementi, cose di questo genere, scambiare di posto elementi, ricordiamoci sempre di questo, fare un passaggio in più. Se no potrebbe anche, se non ricordo male, c'è anche un metodo remove all, questo secondo ciclo for può essere sostituito semplicemente da una chiamata a remove all, in cui prendo una lista e gli dico da questa lista cancella tutti gli elementi che sono presenti in quest'altra collection. Qui ho lavorato sempre con le reference, non ho mai creato copie di oggetti vuoto, quindi non è un'operazione che sia pesante dal punto di vista mio, ma devo crearmi tanti, duplicare questi oggetti per poi cancellarli, eccetera. No, semplicemente mi sono salvato le reference degli oggetti da cancellare. Chiaramente nel caso normale io userei la seconda versione con remove all, però mi piace, visto che stavamo parlando dell'iterazione sulle liste, far vedere che è equivalente a questo for qua, dove cancello sì, ma dalla lista diversa rispetto a quella su cui sto iterando. Ok, quindi questo lo possiamo modificare meglio. In futuro io userei sempre questo. Se posso usare un metodo più di alto livello che lavori direttamente, in questo caso sulla collection, anziché sul singolo elemento, preferisco sempre. Scrivo meno codice, ho meno probabilità di errori e di sicuro sarà più efficiente e più testato questo metodo della libreria rispetto a quello che mi improvviso io in un certo momento. Quindi, fatto così, e ripetessimo il nostro test del libretto, dovremmo a questo punto avere dei risultati corretti senza più nessuna eccezione. Infatti abbiamo cancellato due esami che erano, avevano una votazione inferiore al 24, e quindi da 4, da 4 esami nel libretto siamo scesi a 2. Ok, l'ultimo punto che ci rimane da vedere era il punto 8, che è relativamente semplice, ma ci dà l'occasione, no, di ripassare l'ordinamento delle liste. Stampare il libretto in ordine alfabetico di esame e in ordine numerico decrescente di voto. Cioè, in qualche modo ti sta dicendo, guarda che questo tuo libretto è una raccolta di elementi che poi a seconda dei casi potresti volerli vedere ordinati in un modo diverso. Allora, come possiamo implementare dei metodi che facciano queste operazioni? A me vengono in mente due modi. Un modo è implementare un metodo stampa alfabetico e un metodo stampa per voto, e questi faranno i loro ordinamenti e le loro stampe. Quindi il metodo già fa la stampa. Così come avevamo già un metodo stampa libretto, no? Se non sbaglio, da qualche parte. Scusate, non in test libretto, ma in libretto. C'era il metodo stampa. Quindi modifichiamo questo metodo stampa in modo da ordinare i voti prima di stamparli. Questa forse è la soluzione più rapida. Poi dobbiamo chiederci, quando io stampo i voti ordinati, poi nel libretto, l'ordine con cui i voti compaiono nel libretto, viene modificato o no? Cioè, mi stai chiedendo di modificare il libretto ordinandolo in ordine alfabetico e poi stamparlo? Oppure semplicemente l'ordinamento sta nella stampa, ma i voti, nella lista dei voti, rimangono nello stesso ordine. Io sarei più per non modificare l'elenco dei voti. E quello che mi chiedi è una stampa ordinata, non mi chiedi di ordinare i voti, riordinare i voti all'interno del libretto. Però sono due interpretazioni leggermente diverse che, sulle quali poi dobbiamo decidere, no? Quale implementare. Ovviamente le facciamo in modo diverso. Questo è un modo. L'altro modo potrebbe essere quello invece di avere un metodo
non ispirato da stampa, ma ispirato da libretto migliorato, dove creo un nuovo libretto, ci metto dentro gli stessi voti, ma li ordino. Quindi mi creerebbe una copia di un libretto con gli stessi voti al suo interno ordinati secondo questo criterio. E poi su questo secondo libretto potrei chiamare il metodo stampa. È un altro modo. Alla fine ottengo lo stesso risultato. In un caso aggiungo un metodo che ordina e stampa, nell'altro caso aggiungo un metodo che ordina, punto, perché il metodo che stampa ce l'ho già. Potrebbe anche starci. Possiamo provare magari con questa seconda ipotesi, no? Tanto alla fine la sostanza è sempre la stessa. Quindi noi potremmo pensare di avere un metodo per implementare questa funzionalità qui, stampare il libretto in ordine alfabetico di esame. Creiamo un metodo che crei un duplicato del libretto, quindi non modifica quello esistente, ne crea un duplicato che sia ordinato alfabeticamente. Quindi creiamo un metodo dentro libretto, leggiamolo in fondo, che sia un public libretto, ovviamente è un metodo di clone questo va una sorta di clone modificato, quindi mi restituisce un nuovo oggetto libretto, che possiamo chiamare libretto ordinato alfabeticamente. Ok? Questo metodo lavorerà un po' come lavora il metodo migliora libretto. Come lavora il metodo migliora libretto? Il libretto migliorato? Beh, clona la lista e i voti contenuti nella lista. In realtà in questo caso non abbiamo bisogno di clonare anche i voti contenuti nella lista perché non li stiamo modificando, stiamo solamente riordinando. Quindi, ricordate, sul libretto migliorato avevamo fatto prima una copia della lista dei voti e poi una copia dei singoli voti, creando degli nuovi oggetti. In questo caso questi voti non li stiamo modificando, quindi non è necessario. Ci basterà fare queste due operazioni qua, che ci possiamo portare sotto. Non lo chiamiamo più migliore, ma lo chiamiamo ordinato con la D. New array list this.voti. A questo punto la possiamo già direttamente clonare e potremmo return questo libretto ordinato. Oh, non l'ho ancora ordinato, però l'infrastruttura è questa. Adesso ciò che mi manca da fare è semplicemente metterlo in ordine, questo benedetto libretto, e noi sappiamo che il metodo sort fa questo. Okay. Metodo sort che potremmo scrivere ordinato.sort .voti.sort. Cioè ordinato.voti è una lista e gli oggetti tipo lista hanno un metodo sort che riordina gli elementi all'interno della lista senza modificare gli elementi stessi. Adesso qua mi dà un warning, un errore, e mi dice sì, va bene, tu vuoi ordinare gli elementi di una lista, gli elementi della lista sono di tipo voto, ma sull'oggetto voto non mi hai dato, non mi hai definito un metodo di confronto, un comparator. E quindi io non so con che criterio confrontarli. Allora, per ordinare una lista di elementi
ci sono due, per definire, perdono, per ordinare c'è il metodo sort, che può essere un metodo chiamato su lista oppure può essere chiamato su collections. Sort di disordinato.voti. In entrambi i casi ovviamente l'errore è lo stesso. Ok? Che differenza c'è? Che differenza ce la vediamo dopo. Che cosa manca? Manca un criterio, la definizione di un criterio di ordinamento. Criteri di ordinamento possono essere di due tipi. Può esserci un criterio di ordinamento naturale di un oggetto, che è il criterio di ordinamento che ci si aspetta normalmente. Cioè, se io ho dei numeri, dal più piccolo al più grande, se ho delle stringhe in ordine alfabetico, sono criteri di ordinamento naturali. Quindi, così come quando uno definisce l'equals va a confrontare i campi che ne determinano l'identità, anche qua. Allora, nel caso in cui uno abbia, per il tipo di oggetto che sta considerando, un ordinamento naturale, cosa fa? Va ad aggiungere il metodo compareTo alla classe vuoto. No? Insieme a tutti gli altri metodi ci aggiunge un metodo compareTo, cioè dice che questa classe implementa l'interfaccia comparable, cioè supporta il fatto di essere confrontato con altri oggetti dello stesso tipo, quindi comparable con altri oggetti dello stesso tipo, e nel momento in cui io dichiaro di implementare questa interfaccia, Java mi dice: bravo te, per implementarla mi devi aggiungere un metodo che si chiama, me l'ha aggiunto in fondo, compareTo, poi io preferisco sempre chiamare other questo. Confronta this con other e mi restituisce un valore negativo, nullo o positivo, a seconda che io debba considerare this come antecedente, uguale o susseguente rispetto ad other. Ok? Quindi alla fine deve fare qualcosa del tipo calcola l'equivalente di this meno other. Per ricordarmi i segni io cerco, mi ricordo questa formuletta qua, questo meno l'altro. E quindi se this deve venire prima, restituisco il negativo e così via. Quindi qua semplicemente dovrò scegliere un campo, un gruppo di campi sulla base dei quali fare i confronti. Ma il metodo di ordinamento naturale è uno, perché lo definisco sull'oggetto vuoto. Quindi se definisco uno non ne posso usare un altro. Per quello lo chiamiamo ordinamento naturale. E allora i campi quali sono? Qual è il campo dell'oggetto vuoto che indubitabilmente è il criterio di ordinamento che vogliamo utilizzare? Io non sono capace a scegliere se è più importante un ordinamento alfabetico, un ordinamento per data, un ordinamento per vuoto. Cioè, secondo me questa classe vuoto non ha un suo criterio di ordinamento naturale. Mica è detto che tutti debbano avere un criterio di ordinamento naturale. I numeri complessi non sono ordinabili, punto. Ad esempio, no? Quindi, piuttosto che forzare la mano e dire ok, ma mettiamo un comparator che lavori sul nome del corso, sulla stringa, e poi magari un altro si aspetta che siano ordinati che chiamando sort vengano ordinati per data, se non c'è un metodo, capisci, se facessimo adesso per alzata di mano, secondo voi, se chiamo sort su una lista di voti, come vengono fuori ordinati? Sono sicuro che non ci sarebbe l'unanimità per dire alfabeticamente o per data o per voto. Allora, se non c'è l'unanimità di comprensione, evitiamo, no, di implementare una cosa che possa creare ambiguità dopo. Quindi, non lo dice il medico che tutte le classi devono essere confrontabili, infatti è un'interfaccia opzionale, possiamo benissimo non farli confrontabili. Se lo facessimo confrontabile, allora quegli errori, no, nel metodo libretto scomparirebbero. Perché a quel punto, rimetterlo per un secondo, provo a salvare il file, non abbiamo ancora implementato nulla, però questo signore qua è già un pochino più contento, perché collection.sort vede che l'oggetto voti è comparabile, quindi userà il metodo compareTo di quell'oggetto.
Invece la lista.sort continua ad essere contenta perché vuole comunque un argomento che sia un comparatore. Ma... quindi, se l'oggetto fornisce già un criterio di ordinamento naturale, lo possiamo definire direttamente all'interno dell'oggetto. Altrimenti, come in questo caso direi di no, ci saranno tanti criteri possibili e ciascuno di questi criteri corrisponderà a un comparatore diverso. Quindi in questo caso dovremo creare delle classi apposta per fare il confronto. Classi minimali che abbiano un metodo solo ma che siano utilizzabili. Quindi ad esempio se vogliamo una classe che ci aiuta a ordinare per ordine alfabetico di corso, potremmo implementare una classe che si chiama comparator by name, ad esempio. E facciamo in modo che questa classe, no, dichiariamo che implementa l'interfaccia comparator. Ok, sono due interfacce diverse. Comparable è l'oggetto che dice io ho un metodo di confronto naturale e quindi io definisco il metodo compareTo per me stesso. Invece comparator è invece l'interfaccia per definire una classe terza esterna che sia in grado di confrontare oggetti di un certo tipo. In questo caso oggetti tipo voto. Quindi io creo una classe comparator by name che implementa la funzionalità di comparator voto, quindi di confrontare due oggetti voto, che implementerà un metodo compare, questa volta con due argomenti, non un argomento solo, perché il this non c'è più qua. Non è un oggetto che si confronta con qualcun altro, è una classe terza che confronta due oggetti. Allora, se sto parlando di confrontare per stringhe in ordine alfabetico, dovrò restituire un numero negativo se la prima stringa è minore della seconda, nullo se la prima stringa è uguale alla seconda, positivo se la prima stringa viene dopo la seconda. E che io sappia, un metodo di questo genere c'è già, perché è il comparatore delle stringhe che fa questo lavoro. La stringa, che è un tipo di oggetto comparable, ha un metodo compareTo che fa proprio questo lavoro. Quindi non devo andarmi qua a fare if o 1 compareTo o 2, eccetera, eccetera. Ma io qua semplicemente restituisco o 1 getCorso, che è una stringa, compareTo, o 2 getCorso. Delego al comparatore di stringhe, estraggo le due stringhe e dico confrontatevi voi due e poi ditemi chi viene prima. Io qua mi posso inventare il criterio di confronto che voglio, posso inventarne 100, avrò tante classi comparator che utilizzerò dentro la mia implementazione. Quindi ad esempio col metodo sort gli passo un'istanza di questo comparator by name e lui è contento. Oppure collection.sort gli dico quale collection ordinare ma anche quale sia il comparator by name. Quindi gli devo passare un oggetto che sia un'istanza di una classe che implementa comparator. E il fatto di implementare comparator richiede di implementare un metodo compare, che faccia il confronto effettivo. Non dimentichiamoci questo new, perché noi definiamo la classe ma gli dobbiamo passare un oggetto. Questa è una delle complicazioni dovute al fatto che in Java non esistono funzioni che siano al di fuori delle classi, come invece ci sono altri. Quindi per avere una funzione compare, tu devi prendere la funzione, metterla dentro una classe e poi fare un'istanza di quella classe lì. E vabbè, Java è fatta così. Ok? Allora, se facciamo questo,
adesso l'abbiamo ordinato due volte, lasciamolo uno solo dei due, nel nostro programmino di test potremmo prendere il libretto, beh, non cancelliamo più i voti inferiori a 24, se non ne abbiamo troppo pochi per stamparli, però noi potremmo benissimo prendere il libretto, lo facciamo ordinato alfabeticamente e lo stampiamo. Qui sfrutto il fatto che il libretto ordinato alfabeticamente ritorna a sua volta un oggetto di tipo libretto. Ordinato, spero, che subito stampo e subito dimentico. Perché se vi rendete conto qua non sto salvando da nessuna parte il libretto ordinato. Ma se mi servisse lo salverei, in questo caso lo creo, lo uso per stamparlo ed esco. E quindi anziché fare un metodo ad hoc, lavoro sulla combinazione, sul chaining, sulla concatenazione di metodi esistenti. E quindi alla fine potrò avere degli oggetti che hanno funzionalità più ricche combinando tra di loro funzionalità di base piuttosto che avere un proliferare eccessivo di metodi. Questo a parole, vediamo se funziona. Fatemi stampare qualche cosa, se no non sappiamo ordine alfabetico. Quindi direi che questo è un ordine alfabetico. Se volessimo stamparlo anche per ordine di nome, di voto, pardon, potremmo fare la stessa cosa. Un altro metodo che funziona allo stesso modo. Ok. Alla fine, dall'esterno, io sto faticando per fare in modo che alla classe test libretto veda sempre solo oggetti di tipo voto o oggetti di tipo libretto. Perché sarebbe tanto comodo dire, senti, ti do la lista dei voti, ordinatela tu, o ti do una copia della lista. Avere un metodo che faccia get voti e restituisca dis.voti come lista e finisce lì. Però se ci ricordiamo i ragionamenti che abbiamo fatto la volta scorsa sul fatto che questa è una lista, ma se ci fossero tanti voti magari sarebbe meglio che fosse una mappa, preferisco non esporre all'esterno le mie scelte di strutture dati interne, perché poi una volta che decido che devo ritornare a una lista sono poi obbligato a mantenere una lista per sempre. Non serve, a volte cerchiamo di fare uno sforzo in più per pensare, anziché dire ti do i miei dati, facci ciò che vuoi, ti do le operazioni che ti servono sui miei dati, ma i dati, se permetti, me li tengo io. Ecco, se volessimo implementare anche l'altro tipo di ordinamento, chiaramente avremo un metodo molto simile, libretto ordinato per voto, libretto con la B, e quindi le prime due istruzioni ovviamente sono le stesse, le ho già scritte tre volte queste istruzioni, quindi mi verrebbe già quasi voglia di farmi un metodo privato che faccia una sorta di clone al volo, ma vabbè, non lo faccio. Qui non c'è nulla di diverso, volevo solo farvi vedere un modo più rapido di definire, probabilmente l'avete già fatto con le classi anonime inline, per definire al volo un comparatore senza andare a aprire un altro file, creare un'altra classe, eccetera, eccetera. Quindi noi, quello che devo fare qua, prima di return ordinato, è ovviamente ordinato.voti.sort, e qui tra parentesi l'istanza di un comparatore. Per fare l'istanza di un comparatore devo fare new e una classe che implementi comparatore. Oppure posso fare new fornendo il nome di un'interfaccia. New, l'interfaccia che voglio implementare è comparator di voto. Importa comparator, questo sì. Allora, questa è una cosa strana, perché normalmente non posso fare new di un'interfaccia.
devo fare la new di una classe, cioè prima devo fare una classe che implementa l'interfaccia e poi fare new, cioè creare un'istanza dell'oggetto di interfaccia. Ecco, come scorciatoia, però questa classe l'abbiamo creata, gli abbiamo dato un nome, la usiamo una volta sola. Allora, come scorciatoia, uno dice, senti, fammi new di dicendomi interfaccia e implementami qua la classe. Dunque, campo retro di voto dovrebbe essere direttamente, aspetta, non ricordo adesso, mi viene il dubbio sulla sintassi perché mi aspettavo un'altra. New comparator di voto, eh sì, e poi dovrebbe esserci, non mi ricordo che dice, sì, ok. Allora, cosa sto scrivendo qua? Ci sono delle parentesi e mettiamole qua in fila. New, nome di un'interfaccia. Quando faccio new di un'interfaccia, Java che cosa fa? Si crea una classe anonima inline, cioè una classe che implementa quell'interfaccia e che non ha nessun nome, non mi è utile dargli un nome. Inline, cioè non la definisco in un altro file, la definisco direttamente qui. E costruisce l'oggetto di quella classe lì. Quindi, c'è un'interfaccia, creati una classe, dagli un nome qualunque, invisibile, anonimo, poi costruisci un oggetto di quella classe lì. Allora, perché ci sono due parentesi? Le parentesi graffe sono l'inline, cioè, ok, questa classe che creo, ma quali sono i suoi metodi? Dovrò definirla. È vero che la definisco inline, ma i metodi li devo dare, li devo specificare. Quindi dentro l'espressione, dentro la parentesi di una chiamata al sort, aperta graffa, sto creando un'altra classe, dando i suoi metodi. E le altre parentesi cosa sono? Beh, sono i parametri del costruttore. Se faccio new sto chiamando un costruttore, il costruttore ha bisogno, se ha bisogno di parametri li devo passare, se non ha bisogno di parametri comunque li devo mettere parentesi. Non è il costruttore dell'interfaccia, è il costruttore della classe anonima. E quindi la classe dove la implemento? La implemento dentro queste parentesi graffe. Quindi io qua Eclipse mi aiuta perché mi dice aggiungi i metodi di questa classe anonima che non sono ancora implementati, poiché la classe anonima deve implementare comparator, sarà il metodo compare, immagino, no? Se clicco qua, lui mi amplia questa parentesi graffa, aperta qua e chiusa qua sotto, e mi dice dentro questa parentesi graffa, per favore, implementa il metodo compare. Dimmi. È possibile fare una creazione di una classe inline senza interfaccia? Ti direi di no, perché in realtà noi qua abbiamo bisogno di portare tutto. Perché dobbiamo fare questo casino? Perché ci serve questo metodo compare, ok? Quindi questo ci serve una qualunque classe che abbia il metodo compare, perché al parametro di sort devo dare un oggetto che implementi comparable. Se io adesso un oggetto qualunque, potrei implementare, non so se l'interfaccia madre di tutte, new object è già una classe astratta. Ok, lo potresti fare, adesso sto cercando di pensare qual è la super interfaccia più super di tutte che non abbia nessun metodo definito, non so se esiste, perché sinteticamente ci vuole un'interfaccia. Il problema è che questo oggetto nuovo che crei, lo passerai a qualcuno. E questo qualcuno come fa a sapere quali sono i metodi che ha da questo oggetto? Se non li hai dichiarati a livello di interfaccia, perché a livello di classe non li dichiari, perché la classe non ce l'hai. Ok? Quindi tutto questo serve perché la classe, il metodo sort sa che avrà a disposizione un metodo compare. A questo ti serve la dichiarazione dell'interfaccia. Se tu invece hai un'interfaccia che non dichiara nulla, dentro il metodo sort non puoi chiamare nessun metodo. Perché a te è stato passato un oggetto
che non ha nessun metodo dichiarato. Quindi magari li ha implementati gli oggetti, ma non li puoi chiamare, perché il chiamante, non avendo la classe a cui guardare, va a vedere l'interfaccia. Quindi mi sembrerebbe, forse violentando la sintassi si riesce, ma è poi inutile perché non riesce a usarla, secondo me. Cioè non il costruttore, però la classe che abbia solo il costruttore. Quindi eravamo qua e qui vado ad implementare il comparatore, questa volta è per voto e quindi sarà o2.getVoto meno, o getPunti si chiamava, meno o1.getPunti. Ho fatto 2 meno 1 e non 1 meno 2 perché voglio l'ordinamento decrescente. Non è questo meno quello, ma ho fatto quello meno questo, perché così mi li dà il rovescio. E quindi, se tutto va bene, basterà rifare test libretto per ordine di voto, ordinato per voto, non si chiama così, libretto ordinato per voto, sì. Ok, così, sì. E per ordine di voto 29, 25, 22, 21 me li ha ordinati in modo diverso. Quindi molto spesso quando uno deve fare un confronto di questo genere, no, non andiamo oltre, nel senso che ci sono ancora sintassi ulteriormente semplificate per fare questa cosa, che fa parte poi delle lambda expression che hanno introdotto in Java recentemente, dalla versione 9.10 in avanti, che permettono di definire in modo ancora più compatto questo tipo di funzioni inline, di fatto togliendo tutto ciò che è, è il new e le graph, eccetera, eccetera. Che funziona solo in casi come questi in cui l'interfaccia prescrive un solo metodo. Allora se io devo implementare una classe che abbia un solo metodo, posso anche evitare di dare il nome del metodo, perché tanto quello è, no? Però è inutile andiamo per una cosa di nicchia, siamo così a spendere del tempo a vedere la sintassi. Già qua è più semplice perché non abbiamo un proliferare di tanti 27 comparator diversi che lavora su oggetti diversi, su criteri diversi. Ok, quindi questo un po' conclude, come dicevo, di per sé non c'era nulla di difficile, ma ciascuno di questi punti, no, ci ha permesso di fare un po' di ripasso e un po' di approfondimento e di riflessione, fatemi dire, riflessione critica su come gestire queste semplici collection. Adesso il lavoro di oggi potrebbe essere di mettere, dovrebbe essere anche quello di mettere insieme ciò che avete visto negli esercizi su FXML, quindi tutto il pattern model view controller, con questo che tutto sommato vi avevo detto fidatevi, mettetelo dentro una classe che si chiama model, adesso capiamo perché. Questo è un package che contiene delle classi che per mestiere gestiscono una serie di operazioni su dei dati. Tira ancora. Sì. Sui dati del libretto. Poi noi abbiamo un programma di test molto scarno per provare a vedere che queste operazioni funzionino, ma ovviamente questo non è un programma finito. No? Quindi abbiamo un core, un nucleo di elaborazione che fa certe operazioni che abbiamo sviluppato. Non abbiamo il modo di richiamarle e quindi dobbiamo creare e agganciarci l'interfaccia utente. Adesso fare un'interfaccia utente per tutte le nuove funzionalità rischierebbe di diventare un po' complicata, un po' contorta, no? Però cominciamo magari a implementare le principali agganciandole all'interfaccia utente. L'importante è che ci sia una classe principale, no? Che svolga il ruolo del modello dati, model, ok, è abbreviato, ma in pratica è il modello dati della nostra applicazione.
Allora, il modello dati della nostra applicazione per me è la classe libretto, in questo caso. L'ho chiamata libretto e non model, ma quella è. Questa applicazione gestisce un tipo di dato che è l'elenco dei voti, se li memorizza. E quindi il controller e l'FXML dovranno gestire l'interfaccia in cui andremo, che ne so, a inserire i voti, a vedere i risultati, a ordinare i risultati. E poi, però tutte le operazioni e tutti i dati saranno memorizzati e gestiti dalla classe libretto, che svolge il ruolo appunto di modello dati nel nostro programmino. In questo caso abbiamo una sola classe che contiene tutti i dati, quindi essa stessa è il modello dati. Se avessimo più classi, magari avessi una classe con l'elenco dei voti, una classe con l'elenco degli appelli, una classe col materiale, eccetera, l'insieme di queste è necessario averle tutte per avere i dati che mi servono. Allora creerei un'altra classe in più che chiamerò model, che chiameremo model, che al suo interno contiene il libretto, contiene i voti, contiene gli esami, eccetera, eccetera. Ok, quindi questo è un caso semplice in cui ho una classe sola che contiene tutti i dati di interesse. Se i dati di interesse fossero sparsi in più classi, ne creo un'altra che chiamo model e diventa la mamma di tutto, no? Raccoglie tutti i dati interessanti. Ed è quella classe, l'unica classe con la quale il controller può parlare. Vogliamo che parli. E quindi dobbiamo mettere in comunicazione il controller col modello, con l'interfaccia. Adesso, quando noi creiamo una nuova applicazione, noi sappiamo che il nostro FXML loader carica la scena e la visualizza e automaticamente crea una classe controller, un'istanza della classe controller. La classe l'abbiamo creata noi, l'abbiamo scritta con tanta fatica, ma la classe controller viene istanziata direttamente dall'FXML loader. Questa classe controller in qualche modo dovrà avere accesso ai dati della classe libretto, ma non se la può creare lei, perché lei non sa neanche che cosa sia la classe libretto, dove sia, chi l'abbia creata. Ma soprattutto immaginiamo un'applicazione un po' complessa che sia fatta di più videate, di più schermate. Ogni schermata ha il suo controller, però tutte le schermate devono condividere lo stesso modello, perché le varie schermate, uno inserisco i dati, l'altro faccio le stampe, l'altro faccio le ricerche, ma i dati sono sempre gli stessi. Quindi il libretto, il modello, deve stare fuori dal controller, devo crearlo fuori, e un posto dove posso crearlo è dentro il main, dentro la classe app. Quindi per questo noi aggiungiamo sempre questa coppia di istruzioni nel main, in cui creo il modello, in questo caso è la classe libretto, model uguale new libretto. Ovviamente il libretto va importato da .model come package. Quindi il main predispone tutto, predispone l'interfaccia, predispone il controller, predispone il modello. E poi li fa parlare. Li fa parlare essenzialmente dicendo al controller: guarda, caro controller, lavora su questi dati, lavora su questo modello. Perché il controller dovrà avere in qualche modo un riferimento alla, non deve crearlo, deve avere un riferimento alla classe libretto, affinché possa poi chiamare i suoi metodi. Ok? Quello che non dovete mai fare è una new qua dentro. Il controller non deve mai fare la new del modello. La new la fa il main e poi il controller riceve l'informazione su quale modello deve lavorare. Come? Beh, il main, dopo che ha creato il libretto, dovrà fare qualcosa tipo controller.setModel. Dice: senti, lavora su questo modello. Chi richiede due cose? Beh, sicuramente richiede che al controller aggiungiamo un metodo setModel, ma questo è facile. Questo ce lo fa Eclipse. Vado sul controller, gli dico: senti, creami
il setter per modello. Il getter non serve al main. E no. Quindi la classe controller, il modello glielo passerei nel costruttore, se potessi, solo che il controller non lo costruisco io, perché lo costruisce l'FXML loader. E quindi sono obbligato a darglielo dopo. Perché il costruttore, la new non la faccio io del controller, quindi ne posso dire, senti controller, esisti, nasci e prenditi cura di questo modello. E non posso perché la new non la faccio io. Allora subito dopo dovrò chiamare questo setModel. E poi l'altra cosa, perché questa istruzione funzioni, non solo il controller deve avere il metodo setModel che abbiamo creato, ma la classe controller la dobbiamo conoscere. L'istanza di controller che, come sempre, non ho creato io, ha creato l'FXML loader. Allora, per sapere qual è l'istanza di controller, lo chiedo a chi l'ha creato. Dico, senti, caro FXML loader, mi dai il riferimento al controller? Scusate, controller. Creiamoci un riferimento alla classe controller facendoci dire dal loader qual è il controller che lui ha creato. Quindi il loader, l'FXML loader, crea la scena e crea il controller. Li collega tra di loro, attraverso quegli attributi, chiocciola FXML, gli ID, i metodi, gli event handler, eccetera, e però li lascia lì, si collega tra di loro. Se io voglio collegarci anche il modello, dovrò estrarre dal loader il riferimento al controller e dire al controller, per poter chiamare essenzialmente setModel sul controller stesso. Quindi queste sono le due istruzioni che a livello di main chiudono il cerchio sul modello model view controller, sul modello MVC. Adesso, cosa fa il controller? Cosa fa sul modello? Dobbiamo progettarlo. Dobbiamo a questo punto pensare all'interfaccia grafica che vogliamo implementare. Allora, come prima battuta potremmo pensare di implementare alcune, dimmi. I voti li gestisce solo il modello. Quando inserisco un nuovo voto, il controller dirà al modello aggiungi questo voto. Senza sapere, il controller non deve sapere, non ha bisogno, non deve sapere nulla su come sono gestiti i voti. E il controller non deve ricordarsi nulla. Cioè tutto lo stato dell'applicazione sta dentro il modello. Quindi dentro il controller non avremo quasi nessuna variabile, private, questo, quello, no. Se non potremo avere delle variabili che si ricordano lo stato di alcuni elementi dell'interfaccia grafica, cioè questo abilitato, questo disabilitato, eccetera. Ma preferisco anche non avere delle variabili locali, ma vado direttamente a interrogare i nodi della scena. Quindi immaginate il controller come una serie di funzioni che reagiscono alle azioni dell'utente. Quando reagiscono alle azioni dell'utente, non sanno cosa sta succedendo, allora vanno a vedere quali dati ha fornito l'utente, quali dati ci sono nel modello e decidono quali operazioni richiedere al modello. Fatto questo, il metodo del controller torna a dormire. Il controller è una componente puramente reattiva, reagisce ad azioni che arrivano dall'utente, agli eventi che arrivano dall'utente. Lui non ha bisogno di ricordarsi nulla. All'interno del metodo ha tutte le informazioni che si recupera tutte le informazioni che gli devono servire e se deve salvare dei dati non li puoi salvare lui, ma chiede al modello di salvarli o di aggiornarli o di cancellarli. È l'unico modo per salvaguardare la nostra sanità mentale, perché è già complicato gestire l'interfaccia utente, perché gli eventi sono asincroni, perché devi fare il controllo degli errori, devi fare tutta una serie di cose, se poi ti devi anche occupare degli algoritmi di gestione dei dati nello stesso punto non ci capisci più nulla. Invece gli algoritmi li abbiamo a parte e li abbiamo potuti sviluppare e testare senza preoccuparci dell'interfaccia. Possiamo rilanciare i test, possiamo... Ok, e poi dopo questo modello lo agganciamo a un controller. Noi il lavoro che faremo adesso in avanti praticamente non toccherà più la classe libretto. La classe libretto avrà dei metodi che vengono chiamati, ma non sa se vengono chiamati dal mio main di prova o da un'interfaccia grafica o da un sito web. È il suo compito gestire questi voti e fornire le operazioni fondamentali su questi voti. Poi non è proprio vero, lo dovremmo toccare,
perché lì c'è un metodo stampa che va su system.out e io vorrei invece stampare dentro una casella di testo, non sulla console, quindi in realtà quello lì lo dovrò toccare, ma perché stampa l'abbiamo fatto un po' così in modo grezzo, no? Ok, ma secondo me è solo quel metodo lì che dobbiamo toccare. Allora, chiediamoci a questo punto, e magari passiamo all'interfaccia, che operazioni possiamo fare e come organizzarle. Allora, tenendo conto anche del tempo che ci è rimasto, allora sicuramente inserire dei voti e visualizzare il libretto sono le due cose di base, no? Quindi io potrei predisporre l'interfaccia per avere un piccolo form di inserimento dei voti di un esame e poi la visualizzazione successiva del contenuto del libretto dopo che ho inserito l'esame. Quindi, partendo da questa, andiamo sempre per gradi, implementiamo una cosa, poi se dobbiamo aggiungere, aggiungeremo in un secondo momento. A me viene da aggiungere due sezioni verticalmente sovrapposte, la prima col form di inserimento, la seconda con un campo di testo in cui mostriamo il contenuto del libretto. Più avanti nel corso impareremo come mostrarlo sotto forma di tabella, come le table di Word, no? Incolonnata, eccetera, ma ci richiederà un'ora di lavoro. Per ora sbattiamolo giù come un campo di testo, visto che i campi di testo li sappiamo fare. Quindi io ci metterei una VBox nel center e dentro a questa VBox, nella parte superiore, ci metto un form di inserimento, quindi magari ho quattro campi, tre campi di testo affiancati più un bottone che si chiama inserisci, e quindi potrei avere o una grid o un H-box, se vogliamo farla facile facciamo un H-box, nella parte alta, dentro questa H-box avrò tre campi di testo, text field, 1, 2, 3 e un bottone. Che metto in fondo. E questa è una versione minimale del form di inserimento dei voti. Come fa l'utente a sapere cosa deve inserire qua, qua e qua? Lo fa, glielo spiego io, gli dico qua nome del corso. Poi nel secondo gli dirò nel prompt text il voto. Il terzo campo è la data, no? Se non sbaglio. E poi il bottone potrebbe avere un'etichetta del tipo inserisci. E poi avrò magari una text area molto brutale che metterò sotto. Quindi nella figlia della VBox, quindi la VBox ha due figli, l'HBox del form e la text area col risultato, che viene qua. Questo è brutto, non ha i margini, eccetera, ma per il momento possiamo accontentarci. Ok? Quindi questa è un'interfaccia che, poverina, implementa una funzione sola, cioè inserimento di nuovi esami. È molto di basso livello perché gli devo dare il nome, il voto e la data su campi di testo normali. E poi cliccare su inserisci. In realtà potrei fare di meglio volendo, perché ad esempio se devo inserire una data, anziché farmi inserire come campo di testo, io potrei avere un oggetto che si chiama date picker, provo a metterlo qui, che è già un oggetto calendario. Vado in preview così vediamo cosa fa. Io la data potrei farla inserire qua, e ovviamente lui deve inserirmi nel formato giusto, e poi io devo convertire la stringa a data, eccetera eccetera. Oppure questo oggetto date picker, e premo, mi dà già il calendarietto
scelgo un giorno e già me lo inserisce. Quindi magari, sai, può anche essere più comodo usare quello al posto del campo di testo. Quindi per alcuni tipi di dati esistono già degli elementi di input, fatemi dire, ricchi, che possiamo utilizzare. Se vogliamo anche per il voto. Anche per il voto potremmo pensare, anziché di far scrivere il voto, di avere una tendina con tutti i voti possibili. Perché se a quel punto l'utente deve scegliere tra dei valori che sono sicuramente validi perché gliel'ho messi io, e quindi io non ho poi il problema di andare a verificare se lui anziché 18 ha scritto 1B perché ha confuso l'8 con la B. E allora devo segnalare l'errore, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso, anche come secondo campo, io andrei a prendere un oggetto che è la combo box, che appunto corrisponde al menu a tendina. Quindi lavoro sulla progettazione dell'interfaccia. Nome del corso, voto, data. Poi non è completo, ci vorrebbero le etichette, bisogna farle in una griglia, ma cerchiamo di... Possiamo sempre modificarlo l'FXML, non è un problema. L'importante è capire quali sono gli oggetti principali interattivi che vogliamo sull'interfaccia. Poi la text area dico che deve essere, la lascio vuota, non deve essere editabile perché non voglio che l'utente ci vada a scrivere dentro. Se vogliamo posso lavorare anche un pochino sulla dimensione, per rendere la cosa un pochino meno brutta, delle varie box. Poverina, adesso devo prendere questa anche. Ecco qua, perché questa stava forzando la larghezza. Semplicemente ho tolto tutti i vincoli e ho detto a ciascuno prenditi lo spazio che ti serve. Adesso l'H-box è un po' stretta su questo bottone, non so perché, ma vabbè, perché forse il border pen è limitato, minimo in altezza. Vabbè, i dettagli li possiamo sistemare. Prima però di passare al controller per fare in modo che questa interfaccia diventi viva, ah no, qua nel preview lo fa vedere, solamente nello schermo che non lo faccia vedere. Prima di mettere appunto, renderla viva, devo creare gli ID e i riferimenti agli oggetti che voglio che il programma, che il controller possa vedere. Quindi anche qua vado nel pannello codice e dico questo è il nome del corso, txt corso. Poi questa è la tendina per i voti, quindi la chiamo... È una combo, combo, voto, punti. Lo chiamiamo punti come oggetto, quindi ricordiamocelo. E questo qua è la selezione della data, cell data. Mi sto inventando dei nomi per questi oggetti. Poi ho la text area, txt result, dove mostro i risultati, e poi ho il bottone inserisci, di cui non mi interessa dare un nome, ma devo dare un'azione da eseguire quando viene premuto. Quindi handle inserisci. Quindi a livello di riassunto io ho dato dei riferimenti, ho dato dei nomi, degli ID in JavaFX ai quattro elementi interattivi che l'utente può modificare e che il controller ha bisogno di conoscere. TXT corso, che è questo, combo punti, selezione data e TXT result. E poi ho specificato l'event handler per l'action del bottone, l'ho chiamato handle inserisci. Se dovessimo aggiungere altre funzionalità, aggiungeremo altri bottoni, altre cose, e quindi dovremo poi dare un nome. Dimmi. L'elenco dei voti della combo box non lo posso fare qui, qui posso solo creare l'oggetto combo box che viene inizializzato, creato dal loader vuoto,
Poi dentro il controller, come prima cosa, dovrò popolarla. Certo. Allora, a questo punto, salviamo questo fxml, andiamo a crearci lo scheletro del controller. A questo punto è importante selezionare la casellina full, perché la casellina full mi seleziona, mi crea anche un metodo initialize, che è il metodo che viene chiamato subito dopo il costruttore, dentro cui andrò appunto a mettere il codice per andare a mettere i voti dentro la tendina. Quindi questo è lo scheletro del controller. Devo fare attenzione a copiarlo e incollarlo, perché io ho già un po' di codice nel controller che essenzialmente è il set model. Quindi mi vado a copiare gli import sopra. Mi vado a copiare. Ah, aspetta, controller class non c'è scritto qua, dovrebbe essere. Controller, appunto, it polito tdp livretto controller. Per qualche motivo non era stato inizializzato, quindi poi mi darà errore dopo. It polito polito tdp controller. Ok, poi dicevamo questi fxml che sono i vari elementi e il metodo initialize. Copio, incollo dall'altra e poi avrò set model in fondo che mi tengo. Ok, chiudo qua, risalvo, andiamo a vedere, magari facciamo il solito giochino in cui si fa leggere ad Eclipse questo per vedere che, e vediamo, proviamo a fare un run per vedere se parte. Questa volta app, non più test libretto. Infatti già non me lo trova. Il polito tdp, ah, manca un pezzo, libretto controller. Libretto punto controller. A volte si incantano, allora. Dai, bravo. Libretto, salva, aggiorna, iran, il brutto, sì, ciao mia sorella, allora libretto, console, non ha salvato, o meglio l'ha salvato ma questo non l'ha, sì, cioè adesso dovrebbe essere giusto, quindi rifacendo un run, ok, ce l'abbiamo. Quando ho creato il progetto nell'fxml non c'era il nome del controller, ho fatto qualche casino io. Ok, adesso cosa dobbiamo fare? La prima cosa, per prima che l'utente possa utilizzarlo, popolare la tendina. Popolare tendina come si fa? Nel controller c'è questo metodo initialize che viene chiamato subito dopo la creazione dell'interfaccia. La tendina è un contenitore, è una combo box, la tendina è un contenitore. Come vedete qua c'è un punto interrogativo perché SceneBuilder, che mi ha creato questo template, mi ha detto io non so che cosa ci metterà in questa tendina. E adesso io ti dico, io devo dare un tipo di dato, una classe che corrisponde agli elementi presenti nella tendina, integer. Voglio avere dei numeri interi, oppure degli oggetti. Questa tendina contiene una lista, una collection al suo interno, di oggetti. Poi nell'interfaccia mostrerà il toString di questi oggetti, ma internamente si memorizza gli oggetti. In questo caso mi servono solo dei numeri, quindi mi basta l'oggetto integer. Se avessi oggetti più complicati li potrei mettere lì, la tendina mi fa vedere il toString di un singolo oggetto, ma poi quando lo seleziono la tendina mi restituisce un oggetto del tipo giusto.
Quindi, prima di tutto, quando ho dei contenitori, specifico il loro tipo. E poi avrò, in questo caso devo popolarlo, quindi avrò la combo punti, ha una proprietà, questo è un nodo, no? È un nodo dell'interfaccia JavaFX. Una delle proprietà di questo nodo si chiama items. Quindi getItems mi dà la proprietà items della tendina. Come dice il nome, la proprietà items è gli elementi che essa contiene. Infatti è di tipo list di integer, observable list, lasciamo perdere questo dettaglio per il momento. Una lista di interi. Quindi io qualunque cosa io metta dentro quella lista, che è già stata creata, è già pronta, non devo crearla io, ma se faccio degli add dentro questa lista, andranno a finire dentro la tendina. E in questo caso io dovrò metterci dentro i numeri tra 18 e 30, lasciamo perdere l'ordine per un attimo. For p int p uguale 0 uguale 18, p minore uguale 30, p più più, getItems.add p. Aggiungo un oggetto, attenzione, questo add è di una lista di integer, quindi add richiede come parametro un integer, in questo caso p è un intero, va bene. Quindi io manipolo il nodo per metterci dentro le opzioni possibili che lui deve offrire, in questo caso una tendina. Rifaccio il run dell'applicazione, dovrebbe partirmi la stessa interfaccia di prima, ma adesso la tendina, se la apro, contiene i voti nell'ordine in cui li ho inseriti, un add mi aggiunge in fondo. Ma poi questa è una lista a tutti gli effetti, posso fare ciò che voglio. La tendina, qualunque modifica io faccia a quella lista, la aggiorna in tempo reale, in qualunque momento. Ok? Quindi adesso abbiamo un'interfaccia vuota e pronta per accogliere il primo voto che inseriamo. Lo inseriamo alla pressione del tasto inserisci. Quindi quando l'utente preme inserisci, cosa deve fare il controller? Beh, deve creare un nuovo oggetto vuoto e chiedere al libretto di aggiungerlo. Per creare un nuovo oggetto vuoto, ovviamente deve sapere il nome del corso, che è una stringa, che va a recuperare dalla casella di testo corso, prendendone il text, la proprietà text. Poi devo prendere il punteggio, che è un int, che la vado a prendere, anzi, facciamolo integer, maiuscolo, lo vado a prendere, visto che l'abbiamo dichiarata così, come oggetto, i punti li vado a prendere dalla combo box, cmb l'avevo chiamata punti, get value. Allora, la proprietà text di una casella di testo mi dà il testo contenuto, la proprietà value di una tendina, di una combo box, mi dà il riferimento all'oggetto attualmente selezionato tra quelli presenti negli items, cioè mi dà il current item, l'item attualmente selezionato, se l'utente ha selezionato qualcosa, se no null, perché l'ho lasciato con la I maiuscola, perché potrebbe essere un null se l'utente non ha ancora selezionato nulla. E terzo elemento, la data, e noi che siamo già stati preveggenti avevamo pensato che l'oggetto usasse una classe localDate, che prima o poi vi racconterò, e infatti selezione di data ritorna un getValue, ovviamente un metodo getValue anche lui, perché lui alla fine è una tendina, solo che è una tendina che spalma su un calendario intero anziché su una serie di items limitati, ha un metodo getValue che ritorna già un oggetto localDate. Perché per fortuna sono stati bravi a definirlo. A questo punto, qui dovrei lavorare mezz'ora per fare i controlli dell'errore. Il corso c'è, non è troppo lungo, non è troppo corto,
il voto l'hai selezionato, la data non è nel 2066, non è nel futuro, non è, cioè, dovrei fare tutta una serie di controlli che vi, per vostra fortuna non ho tempo di fare, e poi alla fine costruire un oggetto voto passandogli i tre parametri che sono appunto corso, punti, data, chiamiamola con l'aereo italiano. Poi il 90% del lavoro nel controller è sempre la gestione degli errori, non è tanto la gestione dei dati. Prendo i dati, poi una volta che ho fatto questo, this.model, che è libretto.add v. E ho aggiunto un voto. Per vedere che ho aggiunto questo voto, in realtà dovrei riscrivere il contenuto della casella di testo. Scrivere, riempire la casella di testo col contenuto del libretto. E quindi avere un metodo che dal libretto mi dia una stringa da stampare col suo contenuto, ad esempio. Questo non ce l'ho, questo metodo, ma posso andare a copiarlo essenzialmente dal metodo stampa. Per quello che ho detto che dobbiamo ancora toccare un attimo, facciamo un metodo, un toString alla fine, no? Public string, string txt uguale stringa vuota, e poi anziché fare system.out farò txt uguale txt più v.toString più a capo doppie virgolette. Ah, ma fa bagno. Return txt. Cioè, anziché mandare sulla console, mi faccio una stringa, restituisco questa stringa. Molto grezzo come implementazione, ma come primo tentativo può andare bene, e quindi a questo punto il mio controller, dopo che ha aggiunto il voto, potrà dire aggiungiamo, scriviamo all'interno della casella di testo che si chiamava txtResult, con setText imposto il suo contenuto, e il contenuto sarà this.model.toString. Cioè dico il model, senti, tu se ti dovessi stampare, come ti stamperei? ToString fa quel mestiere. Ok, prendo quello e lo scrivo all'interno della casella dei risultati. Incrociamo le dita, quindi diciamo che il corso di tecniche di programmazione, un voto a caso, una data a caso, inserisci e gli compare quel corso lì. Se cambio il corso, metto quello di progettazione di applicazioni web, che c'è già Antonio qui che sta aspettando, gli cambio la data e inserirò, gli do un voto bello così si porta bene, lo inseriamo e compare lì sotto. Ovviamente compare nel senso che lui sostituisce la stringa che c'era prima in toto con la stringa nuova, non la sta aggiungendo. Sto facendo un set text e non un append text, no? Dipende. Poi questo programma è lungi dall'essere completato, perché se io provassi a fare di nuovo inserisci non funziona, e anzi mi spara una bella eccezione, legal argument exception, perché vi ricordate che libretto.add va a controllare che non ci siano né duplicati né conflitti, e se no genera un'eccezione. E quando abbiamo implementato libretto.add abbiamo detto, tanto poi chi chiama libretto.add la controlla l'eccezione, vero? Ecco, adesso siamo noi che dobbiamo controllarlo, dovremo gestire anche nel controller gli errori pre-operazione, quindi gli errori che possono essere nell'immissione dei dati, il dato manca, il dato non è nel range giusto, e gli errori durante l'operazione,
Beh, new voto non può fallire, ma model.add può fallire. E allora, a seconda di che cosa fallisce, dovrò poi, anziché sparare un'eccezione sotto, mostrare un messaggio opportuno all'utente per fargli capire che cosa ha sbagliato. Ma tutto questo è il lavoro del controller, quindi adesso il controller, questo metodo ha 5 istruzioni, 6. Per farlo completo col controllo errori ne avrà poi 25. Ma per fortuna dal punto di vista algoritmico non se ne deve preoccupare. Tutta l'intelligenza, la gestione dei dati l'abbiamo separata nel modello su cui abbiamo lavorato con calma prima, addirittura ci eravamo dimenticati che faceva questi controlli finché non abbiamo visto questa eccezione. Okay? Quindi abbiamo separato molto bene i vari pezzi. Come al solito adesso vi salvo questo progetto, in modo che lo possiate vedere, e la settimana prossima ci complichiamo la vita mettendo i dati non solamente dentro una list, che si può andare solo fin lì, ma dentro un database. Va bene, grazie di tutto, per oggi abbiamo finito.